Buonasera e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Il governo sta preparando un nuovo provvedimento, il primo per il 2021, con alcune nuove limitazioni, una stretta in particolare sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l'asporto dai bar a partire dalle ore 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra le regioni anche nelle zone gialle, così come è avvenuto durante le festività natalizie. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una zona bianca, seppur difficile da raggiungere, servirebbe un RT sotto lo 0,5%, in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Sono le ipotesi trapelate al termine dell'incontro con le regioni, con il vertice del ministro Francesco Boccia. Nel nuovo DPCM non dovrebbe cambiare la norma che prevede la possibilità una volta al giorno per massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti da sci, che al momento dovrebbero riaprire il 18 di gennaio. L'unica cosa certa al momento è che il nuovo provvedimento continuerà a prevedere le zone colorate e il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Smettite invece la possibilità di istituire i weekend arancioni e i giornali di sabato e domenica, dunque avranno le stesse limitazioni delle zone di appartenenza. Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come teatri, musei e cinema. E sono 12.532 nuovi positivi da coronavirus nelle ultime 24 ore in tutta Italia. I tamponi effettuati sono stati 91.656, per una percentuale di positività ai test che sale al 13,6%, di cui un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alla giornata di ieri. I decessi degli ultimi 24 ore segnalati nel bollettino della Protezione Civile sono 448, anche questi in netto aumento rispetto alla giornata di ieri, dove ne segnarono 600, 361. Nel prospetto si segnalano inoltre 16.035 guariti, che portano a un decremento di quasi 4.000 unità il numero di attualmente positivi su base nazionale. Nel paese attualmente, infatti, ci sono 575.979 persone certificate affette da coronavirus. E mentre in Regione Campania sono 1.021 i nuovi positivi al Covid-19, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 9.690, per una percentuale di incidenza ai test del 10,53%, in netto aumento rispetto alla giornata di ieri, quando ha toccato quota 8,1, quindi un incremento che potrebbe destare molta preoccupazione di ben 2,5 punti in una sola giornata. I guariti secondo l'ultimo bollettino sono 1.655, mentre si segnalano anche 37 decessi. La situazione posti letto vede 109 quelli occupati in terapia intensiva in tutta la regione su 656 disponibili, mentre sono 1.400 i ricoveri nei reparti Covid in tutta la Campania su 3.160 posti disponibili. Vaccini terminati in Campania, ma è già pronta la nuova spedizione della prima metà delle dosi Pfizer contro il coronavirus. La spedizione organizzata dalla struttura del commissario Domenico Arcuri prevede in totale altre 34.000 dosi di vaccino che saranno consegnate in 3 giorni. Una volta arrivate a Capodichino, le confezioni dei vaccini, l'unità di crisi farà partire l'espedizione negli hub di vaccinazione della Campania per riprendere la somministrazione. Al momento, infatti, la campagna vaccinale in Campania è ferma perché sono state somministrate 68.138 dosi di vaccino, il 101,7% delle 67.020 ricevute, una percentuale raggiunta grazie alla suddivisione in più dose operata dai vaccinatori, come previsto anche dal protocollo AIFA. La ripresa della vaccinazione a Napoli è quindi prevista per mercoledì alla mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. E sempre sul fronte vaccini, Paolo Colombo, garante dei disabili in Campania, commenta la notizia che le persone con disabilità verranno vaccinate con gli over 80 ed insieme ai loro accompagnatori a partire da febbraio, un importante traguardo a tutela delle categorie più fragili in questo momento molto difficile della pandemia. Per diverse settimane le associazioni delle famiglie dei disabili si sono battute per ottenere una priorità per la vaccinazione, le loro richieste sono state accolte e alla somministrazione del vaccino per i disabili verranno adibite delle strutture preposte già dalle prossime settimane. È un risultato importante aver riconosciuto la priorità alle persone più fragili, ha detto Paolo Colombo, dovuto all'impegno comune di istituzioni, regioni, associazioni di persone con disabilità e le loro famiglie e di tutta la società civile.
Sono riprese oggi le mobilitazioni in diverse città italiane per chiedere che l'apertura delle scuole sia veramente una priorità per il paese. Iniziative sono state promosse da nord a sud, dal comitato Priorità alla scuola, dalla rete degli studenti e dai singoli istituti. A Roma una manifestazione è stata indetta da alcuni licei, tra i quali il Pasteur e il Tasso. Iniziative sono state effettuate davanti al Ministero dell'Istruzione e alle prefetture. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola. Capisco la loro frustrazione. La scuola è un diritto costituzionale, se me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui. Sono queste le parole della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, che dice che nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore. Questo creerà profonde cicatrici. I ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Si fa l'errore di credere che la scuola non produca incassi. Se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso. Sulla scuola questo discorso non si fa, ma i costi sono altissimi, ha detto la ministra Azzolina. Una scossa di terremoto di magnitudo 1,8 della scala Richter con profondità a 2170 metri, ed epicentro tra l'area della Solfatara ed Agnano, è stata registrata dai sismografi dell'osservatorio Vesuviano questa notte. L'evento è stato preceduto da un boato avvertito dai residenti della zona Solfatara e dai quartieri costieri tra Via Napoli e Bagnoli. L'evento principale è stato preceduto e seguito da scosse di minore entità e profondità tra i 3 e i 4 chilometri, non tutti avvertiti dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma un'altra scossa di terremoto si è sentita, è stata avvertita verso le 12:37 di oggi a Frasso Teresino, nella zona del Beneventano, è stata anche udita a Telese, nell'Alto Casertano, di magnitudo 2,7. Non si segnalano neanche in zona danni a persone o cose, ma non sono poche le segnalazioni che sono arrivate ai numeri di soccorso locali. Nella scorsa settimana, invece, la terra ha tremato in provincia di Salerno, a San Gregorio Magno, dove due scosse di distanza di 1 minuto l'una dall'altra hanno toccato i 2,3 e 2,4 gradi della scala Richter. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha ritrovato e sottoposto a sequestro nel quartiere San Ferdinando una pistola semiautomatica calibro 7,65, modello Stosel, e le relative munizioni. Sono stati i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano ad effettuare il rinvenimento mentre percorrevano Vico Santa Teresella degli Spagnoli. I militari hanno notato ai margini della strada un bavaglino da bebè all'interno del quale era avvolta la pistola con matricola naturalmente a brasa ed alcune munizioni. Sono ora in corso degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per verificare eventuali collegamenti dell'arma ritrovata con fatti di sangue e/o intimidazione. E sono 106 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 965, con una percentuale di incidenza ai test del 10,98%, il leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nel bollettino si segnalano anche 172 guariti e purtroppo altri 7 decessi, che portano in totale nella provincia di Caserta a 514 da inizio pandemia. I comuni con maggior numero di attualmente positivi in provincia rimangono Caserta e Maddaloni con 212 casi a testa, Marcianise con 184 casi e Mondragone con 175. L'ASL di Caserta intanto ha dedicato un piccolo spazio del proprio sito web relativo al conteggio dei soggetti che hanno ricevuto la dose di vaccino contro il coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento, con riferimento a lunedì 11 gennaio, quindi ad oggi, sono state vaccinate 11.421 persone. E passiamo allo sport. Il Napoli ha vinto ieri all'ultimo minuto contro l'Udinese. Gli azzurri hanno sbancato la Dacia Arena 2-1 a decidere il match una rete di Bakayoko al 92esimo, dopo una partita abbastanza sofferta. Ed è il fratello agente proprio di Bakayoko ad analizzare l'impatto del mediano nell'organigramma del Napoli. È felicissimo di aver segnato ieri l'Udinese. Era da tempo che voleva il gol, si stava allenando apposta. La rete gli ha dato tanta fiducia per il campionato. Si augura di segnare ancora. Il fratello poi parla ancora della possibilità che il Napoli riscatti Bakayoko al termine della stagione dal Chelsea. Adesso è presto per parlarne, dice il suo agente. Ci sono ancora tanti aspetti da valutare, né il club né i giocatori si sono parlati. C'è un prestito per adesso fino a giugno. Chiaro però che rimanere a Napoli sarebbe una bella opportunità. C'è ancora molto da discutere e da vedere, però lui ha giocato per diverse squadre. A Napoli
sta bene, i risultati stanno arrivando, sarebbe un'ottima società in cui rimanere. Parliamo di una squadra che può lottare per lo scudetto, quindi è l'interesse di tutti che ci sia un finale positivo. Vedremo a fine stagione. Il Napoli per lui comunque ha la priorità fino a giugno. E chiudiamo con la Casertana che ieri ha battuto al Catania, il Catania al Pinto per 3-2, una grande partita dei Facchetti che nonostante le assenze e il furto di materiale sportivo subito la sera precedente, sono riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali che hanno rilanciato le ambizioni della squadra di non retrocedere. Una prima frazione che è stata Tocchetta a portare avanti gli uomini di Guidi, pareggio immediato poi di Piccolo, all'inizio di difesa Garrillo ha segnato il 2-1 per la Casertana, 65esimo è stato Cuppone a calare il tris, ma grande protagonista del match è stato il portiere dei Facchetti Avella che hanno neutralizzato un rigore a Sarao, inutile gol di Manè per i siciliani che ha siglato il definitivo 3-2. Andiamo ad ascoltare sia le parole del portiere rossoblu Michele Avella che quelle del tecnico Guidi. Durante la settimana abbiamo analizzato i vari giocatori del Catania col mister dei portieri, soprattutto il mister Tarallo, che ringrazio moltissimo per tutto il lavoro che mi sta dando. E quindi ci eravamo, diciamo, un po' detti quelle che secondo lui e noi insieme potrebbero essere state le decisioni degli attaccanti e si è rivelata la verità. Il portiere è un tassello fondamentale secondo me in una squadra e attraverso il lavoro quotidiano stiamo cercando di regalare questa serenità a tutta la squadra, anche se non è facile perché comunque sono ancora molto inesperto, ma grazie, ecco, come dicevo prima, al mister dei portieri e a tutti, anche gli altri ragazzi, a Marco Zivkovic, a Dekic, sono più grandi di me, possono darmi qualche consiglio. C'è stato un periodo in cui c'era un po' di rammarico, ma fa parte del gioco perché secondo me chi non prova rammarico quando va in panchina cioè, non può fare il calciatore, secondo me, perché bisogna voler giocare a tutti i costi. Però, grazie anche alla fiducia del mister dei portieri che mi hanno tirato su, mi hanno fatto capire che comunque col lavoro quotidiano si poteva arrivare anche a giocare. E quindi, ecco, grazie a loro, mi hanno fatto capire durante quel periodo di rammarico che non era quella la strada del rammarico non porta a niente, ma era la strada del voler fare, quello avanti a te fa 10, tu devi fare 100, e così via. E si migliora anche tutti così. Al di là che è un gruppo che vi ho spesso rimarcato dell'impegno, della professionalità, della voglia che mettono durante gli allenamenti, però le ultime difficoltà e soprattutto le ultime partite, poi quando avevamo tantissimi contagiati, ci hanno fatto arrabbiare, perché ci siamo sentiti privati della possibilità di giocarsi le partite. E quindi è normale che da questo punto di vista in noi è scattato qualcosa in più. E i ragazzi sono stati eccezionali perché hanno recepito questo tipo di messaggio. Noi le partite le possiamo perdere, però è il come che deve fare la differenza. Questa è sempre stata una cosa che io ho detto, ridetto tantissime volte, però sicuramente non mancherà mai la voglia di fare il massimo sul campo. E oggi i ragazzi lo hanno fatto, anzi. Lasciatemi la possibilità di ringraziarli perché oggi io non dovrei fare conferenza stampa, ve lo dico col cuore in mano perché io penso che dovrebbero esserci tutti i 20 calciatori perché solo loro sanno quello che hanno passato e quanto hanno sofferto durante questo periodo. Cuppone è rientrato da 3 giorni con 4 chili meno, uguale a Osmanovic. E tanti altri senza allenamento e sul campo sono andati oltre quelli che sono ad oggi le loro reali potenzialità. Quindi sarebbe giusto che oggi a parlare fossero loro perché per me sono stati eroici. Sì, i nervi ci sono stati, ma io penso che ci sia stata le caratteristiche migliori sono state la qualità del primo tempo, perché abbiamo tenuto, abbiamo creato le occasioni. Uscendo dalla loro pressione con grande qualità tecnica, creando gol perché i ragazzi erano stati bravi a crearli e poi negli ultimi minuti e alla mezz'ora solo noi sappiamo che non avevamo più, tra virgolette, energie perché tanti ragazzi, vi ho detto, non avevano nemmeno allenamenti, quindi era normale che potessimo soffrire e nella sofferenza sono stati bravi ad essere ordinati e a tenere le botte, portare a casa il risultato con grande anima, cuore e rimanendo squadra. E questa era l'ultima notizia. Sicuramente
Vi ringraziamo per averci seguito. L'informazione di Teleprima continuerà domani mattina alle ore 6:55 con la rassegna stampa. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.